Il legislatore ha deciso di intervenire sulla reviviscenza delle società estinte, che per 5 anni non potranno opporre all'amministrazione finanziaria la loro cancellazione dal registro delle imprese. Lo ha annunciato Fabrizio Amatucci, ordinario di diritto tributario e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, nel corso del forum La reviviscenza delle società estinte nell'ambito tributario, profili sostanziali e processuali nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che si è svolto all'Università Federico II. Secondo Tonino Ragossa, vicepresidente della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, si è venuto a creare un divario tra l'aspetto civilistico e quello fiscale. L'argomento del tema di oggi riguarda le società estinte. Come noi ben sappiamo, il 2495 del Codice Civile considera testualmente le società cancellate dal registro delle imprese società estinte, vale a dire morte. Ecco la giustificazione del titolo un po' particolare, la reviviscenza delle società. È difficile accettare che l'amministrazione finanziaria, per esempio, possa notificare un avviso di accertamento a un soggetto che è l'ultimo soggetto, è vero, che non ne avrebbe, secondo me, più la capacità giuridica per essere delegato a rappresentare la società estinta nei confronti della società, perché con l'estinzione della società muoiono anche le cariche. Si tratta di un'ulteriore responsabilità per la categoria, ha ammonito Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani. Quello è che sicuramente un'altra tegola sulla categoria dei commercialisti, e su questo assolutamente vogliamo assumerci le nostre responsabilità, ma vogliamo che le istituzioni, in particolare il governo centrale, possa avere in grande considerazione questo aspetto e dare un riconoscimento maggiore ad una categoria che oggi è impegnata moltissimo nella ripresa e la rinascita di questo paese.